ecco, fare una struttura del genere in un posto dove ci sono scuole elementari, asili, asilo nido, scuole medie, cioè questo è una cosa, è un comprensorio abbastanza importante. 470 firme per dire no all'installazione dell'impianto 5G in via Salvo d'Acquisto a Pistoia. I cittadini sono scesi in campo per opporsi alla costruzione del ripetitore. Tra i punti messi sul banco degli imputati risalta certamente il problema sulla locazione scelta per il ripetitore, ovvero un'area verde nel bel mezzo di una zona abitata, dove sono presenti anche scuole e parchi pubblici. In più la rabbia dei residenti è montata anche per la partenza repentina del cantiere, senza nessun avviso e comunicazione recapitata ai cittadini. Siamo costernati che si possa dare il via a un impianto del genere in maniera così rapida, in maniera così silenziosa, senza possibilità di comunicare con altri organismi, quale il Comune che dovrebbe secondo me intervenire. Dicono che il Comune ha le mani legate e sembra che questi signori possano fare quello che vogliono. Non abbiamo assolutamente prove della nocività, ma neanche del fatto che non possano nuocere, e soprattutto ci preoccupiamo per la salute, che la salute è un bene pubblico primario e dovremmo essere tutelati, non lo siamo. C'è un asilo, c'è una scuola di bambini piccini e sono lì a 30 metri in linea d'aria. In una zona che è densa di abitazioni, è piena di ragazzi che giocano nel giardino pubblico adiacente, c'è la scuola adiacente a 100 metri, cioè voglio dire, si fanno queste cose qui in zone veramente piene di popolazione, piene di abitazioni. La richiesta adesso è quella dello stop dei lavori e un tavolo di confronto con il comune, in particolare il sindaco, per il ricollocamento dell'opera in altra zona. Dato che il nostro sindaco ha tanto a cuore i bambini, i ragazzi, si è visto la ristrutturazione delle scuole e via dicendo, ecco, qui accanto c'è una scuola, ci sono le Bertocci, e quindi credo che non sia proprio il caso di mettere l'antenna in questo luogo.